Ciao a tutti. Trattiamo la domanda perché in Europa abbiamo bisogno di una legge generale per la tassazione. Per cominciare, vi presentiamo il problema. In Europa ogni paese ha il suo sistema fiscale individuale. Così in Germania le imprese devono pagare il 30%, nei Paesi Bassi il 25%, in Lussemburgo il 29%. Le imprese usano queste differenze per evitare le tasse e costruiscono delle strutture complesse su tutta l'Europa. Così, alla fine, i multinazionali pagano meno di quello che dovrebbero. In Germania il 20%, nei Paesi Bassi il 10%, in Lussemburgo solo il 2%. Per spiegare questo fenomeno, vediamo l'esempio di un'azienda che produce articoli sportivi. Questa azienda vende molte scarpe in Germania, ma in realtà vende queste scarpe per due aziende olandesi. Quindi in Germania non paga le tasse. Nei Paesi Bassi queste due imprese sono in un gruppo insieme con una terza impresa. Ma questa impresa non fa guadagno. Invece questa impresa compra licenze da un'altra azienda. Così il gruppo delle imprese in totale guadagna poco e non deve pagare le tasse. Dopo i soldi passano fra diverse imprese, fino a quando arrivano negli Stati Uniti. In questo modo l'azienda deve pagare solo il 12% di tasse. Ora ci chiediamo perché questa situazione non cambia. Per cominciare, perché i paesi come i Paesi Bassi e Lussemburgo sono molto contenti di ricevere il 12% di tasse. E secondo, perché non è illegale. Non c'è una legge generale per tutta l'Europa. Questi oasi fiscali non vogliono questa legge. E cosa significa per noi? Significa che le imprese più grandi hanno un vantaggio rispetto alle imprese più piccole, che normalmente devono pagare sempre il 30% di tasse. E secondo, significa che gli stati, come i Paesi Bassi e il Lussemburgo, ricevono i soldi delle tasse e altri stati perdono soldi fiscali. E per tutte queste ragioni abbiamo bisogno di una legge generale in Europa per la tassazione.